Salve ragazzi! Avete mai pensato di trasformare il vostro smartphone in un controller di gioco per Android TV Box, Fire TV Stick, tablet o altri dispositivi Android compatibili? Beh, io no. Fino a quando mi è saltata all'occhio questa interessante applicazione che ho intenzione di configurare e provare per la prima volta insieme a voi. Se tutto andrà per il verso giusto, riuscirò a trasformare il mio smartphone in un gamepad virtuale con cui avere un'esperienza di gioco che sicuramente non arriva a quella che si ottiene utilizzando un vero gamepad. Ma in molti casi si può rivelare comunque molto utile ed originale. A proposito di gamepad reali, in descrizione trovi il link ai modelli che utilizzo con piena soddisfazione da diversi anni. Parto subito con l'installazione e configurazione dell'app. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! Per testare questa app utilizzerò il mio smartphone, un vecchio OnePlus 6T trasformato in gamepad per giocare sul mio Android TV Box Buds TV X5. Trovate una recensione di questo modello di box Android nel mio canale. Il primo passo è quello di installare l'app, si chiama Bluetooth Gamepad, su entrambi i miei dispositivi Android, quindi sia sullo smartphone su cui compariranno i tasti virtuali del gamepad, che sul mio Android TV Box, che mi servirà chiaramente per giocare sul televisore. Nei miei precedenti video ho mostrato più volte come installare app su Android TV Box e Fire TV Stick, quindi evito di registrare e mostrarvi di nuovo questa semplice operazione. Dopo aver installato l'app sui due dispositivi, la apro, sempre su entrambi, e inizio le configurazioni. Dal nome dell'app lo avrete già capito, il collegamento tra lo smartphone ed il box Android avverrà via Bluetooth. Ho dato una rapida lettura alle istruzioni. In pratica dovrò collegare il telefono al box Android via Bluetooth e poi abilitare su entrambi il gamepad tastiera virtuale. Ci provo. Dal mio smartphone clic su Display Gaming. Il messaggio mi informa che l'app non è ancora pronta. Clic su OK. Setup Bluetooth. Ed attivo la connessione Bluetooth. Adesso scelgo dall'elenco il mio box Android, il Buds TV X5. Riesco a vederlo perché anche su questo ho il Bluetooth attivato. Confermo l'operazione con un tap su Accoppia sul mio smartphone e un clic su Accoppia sul mio box Android. E la connessione è avvenuta correttamente, almeno credo, perché non ho visto visualizzato nessun messaggio di conferma. Sapete che vi dico? Per esserne sicuro, controllo dal mio box Android. Vado in Settings, Telecomandi ed Accessori, e fortunatamente trovo il mio smartphone, il OnePlus 6T, connesso, quindi tutto procede bene. Adesso devo attivare la tastiera virtuale del gamepad. Sul mio smartphone torno al menu precedente, clic su Add Input Method. Come vedete ho a disposizione solo la tastiera classica, quindi da qui non posso fare nulla. Vediamo un po'. Vado in Impostazioni. Per non perdere tempo a sfogliare tra i vari menu, cerco tastiera. T
tap su tastiera virtuale, gestisci tastiere, ed ecco quello che cercavo. Attivo l'opzione in corrispondenza di Bluetooth Gamepad. Teniamo presente che quando avrò finito di giocare, questa opzione sarà meglio disattivarla, altrimenti ci verrà chiesto ad ogni utilizzo della tastiera quale utilizzare tra le due attivate. Ok? E ok. Esco da queste opzioni e riapro l'app Bluetooth Gamepad. Di nuovo tap su Add Input Method e questa volta ho la possibilità di selezionare Bluetooth Gamepad Keyboard come metodo predefinito. Tap su Ready. Passo al box Android, su cui in pratica dovrò fare la stessa cosa. Clic su Display in Game. Ok. Add Input Method. Anche qui non posso selezionare la tastiera del Bluetooth, quindi clic sul tasto Home del telecomando del mio box Android. Vado in Settings. Preferenze del dispositivo. Tastiera. Gestisci tastiere. Ed attivo l'opzione Bluetooth Gamepad. Ok. Riapro l'app. Add Input Method. E come metodo di missione, anche sul box Android, adesso posso selezionare, ed infatti è quello che faccio, Bluetooth Gamepad Keyboard. Completati questi passaggi, il mio smartphone dovrebbe essere pronto ad essere utilizzato come gamepad virtuale. Forse. Torno allo smartphone. Clic su Gaming Controller. Clic su Connect to Game Display Device. E da questo elenco, in cui ci sono vari dispositivi a cui mi sono collegato in precedenza via Bluetooth, da questo elenco, dicevo, seleziono il mio box Android X5 e clic su Play. Il gamepad virtuale è comparso. Speriamo che funzioni. Ottimo. I tasti sembrano funzionare anche come telecomando. Riesco infatti anche a muovermi con i tasti del gamepad virtuale tra i vari menu del box Android. Non mi rimane che provare qualche gioco. Vado nel Google Play Store ed installo il primo gioco che capita a tiro. Proviamo questo Beach Buggy Racing. Installa. Gioca. È la prima volta che apro questo gioco, quindi non ridete troppo se faccio schifo, ma mi interessa solo testare il gamepad virtuale che ho installato sul mio smartphone. Però, al di là delle mie scarse prestazioni, il gamepad sembra funzionare alla perfezione. La risposta alla pressione sui tasti virtuali è immediata. Vabbè, sono finito in acqua. Che figura di merda! È la prima volta che installo e configuro questa app e come avete visto è filato tutto liscio. Non ho avuto particolari problemi, ma mi riservo di provarla con altre marche di smartphone
con altri modelli di Android TV Box e con la Fire TV Stick. In teoria non dovrebbero esserci problemi, ma non si sa mai. Ovviamente, poi bisogna testare il funzionamento di questo gamepad virtuale con degli emulatori per giochi tipo RetroArch. Trovate il video su come configurare e giocare con questo emulatore nel mio canale. Magari tra qualche mese farò un altro video in cui mostrerò i risultati di questi test. Non avendo avuto problemi di configurazione ed utilizzo, ed essendo la mia esperienza con questa app molto limitata, riporto queste note presenti nelle istruzioni. Se l'app non funziona bene, riavviarla su entrambi i dispositivi Android e riprovare. L'applicazione utilizza il layout standard del gamepad, quindi potrebbe non supportare alcuni giochi che utilizzano dei tasti speciali. In alcuni giochi speciali sono supportati solo i tasti principali: su, giù, sinistra, destra, salta, spara, ricarica, eccetera, eccetera. Mi fermo qui, spero che il video vi sia stato utile. Se volete che testi altre app simili a questa, vi prego di supportarmi mettendo un mi piace ed iscrivendovi al canale. Se volete consigliarmi un argomento su cui realizzare un video tutorial, trovate il link all'apposito modulo in descrizione. Un saluto, alla prossima!